Questa è l'ultima trasmissione e nel tirare le somme delle critiche che mi sono state mosse voglio rispondere a una di queste. Mi è stato detto da qualcuno che non mi muovo con sufficiente disinvoltura, che sono leggermente impacciato nei movimenti. Voglio spiegare, voglio chiarire. Alcuni amici qui lo sanno, ne abbiamo parlato, ne abbiamo riso, ci abbiamo scherzato sopra. Adesso chiarisco pubblicamente. Il motivo per cui non posso muovermi con molta sicurezza è dovuto a questo microfonino che qui si intravede e che attraverso dei fili sfocia in una piccola centrale elettrica posta nella parte posteriore. L'antenna, anziché essere posta sul capo perché non è un terrazzo, scorre lungo la coscia destra nella parte esterna, con un po' di solletichino. Mi sembra ogni tanto di avere una lucertola che vorrei, però. Ecco, questo è il motivo principale per cui io non posso poi danzare come una libellula. Succedono delle cose veramente divertenti. A proposito proprio di questo mio apparato elettronico, io prima della trasmissione ero nel camerino, stavo lì senza giacca, quindi con la centrale scoperta, ed è entrato nel mio camerino il professor Pitone. Il professor Pitone è il primo timpanista della Scala. È il primo timpanista che si incontra scendendo la scala qui dell'orchestra, no? Eccolo lì. Il professor Pitone è entrato nel mio camerino con un rasoio elettrico in mano e mi ha detto: signor Giuffrè, lei permette che mi faccia la barba da lei? Dico: professore, si accomodi, è casa sua. Mi ha infilato la spina nelle narici e si è fatto la barba col rasoio elettrico. Tutto a 220, eh? Vado con l'industriale, come diceva quella signorina alla quale avevano chiesto come mai avesse fatto tanti soldi. Sì, finalmente. Bene. È l'ultima trasmissione e prima di iniziarla io vorrei chiedervi di unirvi a me nel porgere un plauso, un ringraziamento e tutta la nostra ammirazione al coro di Alessandrone e ai valorosi professori dell'orchestra di Pino Calvi. E non frapponiamo indugi, andiamo avanti che il tempo... sono già fuori di 2 o 3 minuti. Allora, subito, Nicola Di Bari e Iva Zanicchi. Maestà? A me. Prego. Signora Zanicchi, io confesso, non so molte cose di lei a livello rotocalco, voglio dire. So naturalmente che lei è una cantante eccelsa, che lei non teme confronti nel campo della musica leggera, però altre cose non so, non conosco. So un paio di cosette, ho ricevuto un paio di notizie di recente, delle quali vorrei chiederle conferma o smentita. Certo. Ho saputo per esempio che lei si è recata negli Stati Uniti, a New York per la precisione, ed è stata al Madison Square Garden dove ha assistito Garden. A un importantissimo incontro di pugilato. È vero? Buona, eh? Garden. Chi combatteva quella volta che lei era al Madison Square Garden? No, guardi, veramente lei non è informato. No? Io ero lì per cantare. Era lì per cantare, sì. Con Foreman? Beh, se vuole sì. Era lì per cantare, sì. Ecco, la prima notizia. Suonava al basso. Non molto completa, abbastanza inesatta. Altra notizia che mi hanno fornito, sì, è che lei di recente si è esibita al Teatro Regio di Parma, culla del melodramma italiano, dove ha cantato
nel coro delle Zingarelle della Traviata di Verdi. Sì. È vero, io ho cantato a Reggio di Parma, ma naturalmente il coro, è vero, anche la notizia del coro, però ero sola, il coro l'ho fatto solo io. Ah, ecco, un coro... Sì, sì, poi ho fatto anche il coro, un coretto così, campagnolo. Ho fatto anche il ballo dei Moretti nella Ida. Ah, ma l'hai sentito, è fermatissimo. Sì, poi ho fatto il Rigoletto dalla Norma. Vabbè, non importa, ma sera, può, però, succedere, può succedere, il caldo, vabbè. Oh, e... Dal Rigoletto a Nicoletto. Ehi, Colin, ci vai a chi? Come stai? Beh, io non mi cacchiere proprio nudi, io sto bene, manca a mente, spero di te. Traduciamo per la Valpadana. Ho chiesto Nicolino cosa fai di bello, come stai? Lui mi ha risposto, non faccio niente di particolare, sto bene e lo stesso mi auguro di te. Yeah. Ecco, Nicola di Bari. Questo è, secondo me, il vantaggio di essere nato in una città, oltre che bella, oltre che importante, anche dal nome gradevole, che ti ha consentito di usare un nome d'arte molto simpatico, Nicola di Bari, come Peppino di Capri. Sarebbe handicappato Giacomino di Polle Natrocchia. Non, è vero, non potrebbe, poverino, usufruire del nome della sua città per un nome d'arte. Ma guardi che neanche io... Sono su quel piano lì di Capri e compagnia, perché io non sono nato a Bari, amo i baresi tantissimo, però non sono nato a Bari, io sono nato a Zapponeta. Ecco, allora sei pure bugiardo, sì. Che Nicola di Bari sei. A proposito di nomi, lo sai come si chiamano i figli di Utant? No. Si chiamano Utant 1, Utant 2, Utant 3, Utant 4. Ne so una più del diavolo. Questo è vero. Ah, ce ne sono una più del diavolo. Ma d'altra parte noi non abbiamo nessuna colpa o merito dei nomi che portiamo. I nomi ce li mettono o i genitori o, nel vostro caso, i discografici. Allora, adesso lasciamo cantare la signora Zanicchi. Grazie. E noi andiamo e tu mi dici se Zanicchi è un cognome anagrafico o d'arte del... Yeah.
già le cose che dirai. Oggi tu mi domandi perdono e dopo ricomincerai. Sei bugiarda e so che tu non cambierai, ma tu credi davvero di non sbagliare mai. Non ti credo, ma credo sai che bugia. Lo so però che dopo ti perdonerò. Tu non cambierai, ma tu credi davvero di non sbagliare mai. Non ti credo, perché non sai di che bugie. Lo so però, che dopo ti perdonerò. Oi. Ultima debuttante a Senza Rete, la signorina Paola Musiani. La signorina è Paola Musiani, come abbiamo detto, che eseguirà, come al solito, una suite composta di tre motivi, che sono... Gocce di pioggia su di me, Alone Again e L'amore è una cosa meravigliosa. Tutti i nostri complimenti. Vento d'autunno soffia sopra la città.
ricordo che camminavo per le strade quando vidi lui davanti agli occhi miei. Quell'uomo si fermò, mi portò con sé. Io ricordo che tutto quanto fu di incanto, e quando ci pensai ho cercato di capire il volto suo com'era. Sognavo era vero, scusami amor mio, ma da quel giorno io penso a lui e sto con me. Oh, spendiamo due parole a favore degli animali. Cominciamo col dire, basta col tiro al piccione. Ci avete il piattello? Tirate al piattello. Dice, vabbè, ma l'uomo è cacciatore, gli piace sparare agli uccellini. Dico, ma succedono pure tante disgrazie con questi fucili carichi. Ho letto sul giornale, spara alla suocera credendola una cornacchia. Succedono di queste disgrazie. E la corrida? No, dico, ci avete fatto caso che l'unico cornuto che non fa ridere è il toro? No? E poi basta con questo sterminio degli animali. Gli animali servono. Tutti gli animali servono, anche gli insetti servono. Servono a mantenere inalterato l'equilibrio ecologico. Tant'è vero che oggi non si usano più gli insetticidi, si usano gli insettifughi, che invece di ammazzare l'insetto lo sgridano e lo cacciano via a male parole. Ecco, e così l'insetto è salvo. Oh, però la civiltà dei consumi finalmente si è accorta dell'utilità degli animali. Tant'è vero che da alcuni anni sono in vendita dei cibi speciali in scatola per cani, gatti, uccellini. Ho visto una di quelle vecchiette che portano da mangiare ai gatti, no?
era attorniata da tutti i gatti del quartiere e stava aprendo una scatola di bocconcini. Mi ha detto: caro signore, quanto era più pratico il polmone, la trippa. Ma lo sapete che questi, prima di mangiare, vogliono sapere che marca è, quante vitamine contiene, se ci sono controindicazioni, e se no non mangiano, non mangiano. D'altra parte è così. E i gatti sono fortunati, perché c'hanno appunto le donne che li sostentano, che li proteggono, ma i cani, guardate che i cani ci hanno tutti contro. Non è vero che gli uomini amano i cani, credono di amarli, il che è peggio. Ecco, cominciamo a pensare a queste ingiustizie. Il cane non bestemmia, però non può entrare in chiesa. Non ruba, ma non può entrare nei grandi magazzini. Non dirotta gli aerei, ma non può entrare negli aeroporti. Senza contare poi l'egoismo degli uomini, che fanno dei cani quello che vogliono, approfittando del fatto che non può parlare. Dice: com'è intelligente il cane mio, gli manca la parola. E ringrazi Dio che gli manca la parola. Soprattutto che gli manca la parolaccia. Ma che pretendete dai cani? La gente coi cani si rincredinisce. Avete fatto caso che ci sono degli uomini molto importanti, molto austeri, dei professionisti, degli alti funzionari dello Stato, degli scienziati, che in società si comportano con serietà, con sussiego, e con i cani da deficienti, proprio da cretini. Nell'esercizio delle loro funzioni li vedete con una certa alterigia, arrivano a casa, c'è il cane: cagno bilissimo! Ma quando siete piccolissimi, avete fatto le pappone? E il cane, se potesse rispondere, che farebbe? Ma sono cose da fare. E invece il cane si limita a fare qualche bofonchio, così per un po' di tempo. Poi dopo invece comincia a fare tutta una cosa diffusa, di rotolare, perché si era incredinito pure lui, povera bestia. E quelle signore che li vestono? Quelle signore che vestono i cani? Guardate che non c'è faccia più triste della faccia del cane vestito. Perché poi li vestono in una maniera oscena. Li vestono con le mutande e il cappotto. Ma andateci voi in giro con le mutande e il cappotto. Il cane non ha bisogno di essere vestito, il cane c'ha il pelo, ci ha pensato madre natura a proteggerlo dalle intemperie. Ma sono cose, li vestono con le... A Napoli c'era alcuni anni fa un ciabattino che aveva una cagnetta molto carina, molto simpatica, con degli occhi languidi così, e della quale tutti i cani del quartiere erano innamorati. E andavano lì a fare queste profferte d'amore che la cagnetta non disdegnava, non essendo molto per la quale. Questo ciabattino era costretto, così, nella sua povera casa, che fungeva anche da bottega, a ricevere tutti questi innamorati, questi spasimanti della sua cagnetta. Un giorno si presenta il cane di una signora con una di queste cose addosso, così il ciabattino, come lo vede, e lo caccia via. Questo cai, e se ne torna a casa. Dopo qualche minuto arriva la signora, tutta arrabbiata, tutta infuriata: ma che maniera è questa? Ma avete maltrattato il mio cagnolino? Ma insomma, ma che modo incivile è questo? Povera bestia, mi è tornata a casa tutto piangendo. Vabbè. Dice, ma sì signora, abbiate pazienza, scusate, ma questa è questione anche di educazione, anche di no, io non lo so. E tutti gli altri cani vengono qua, stanno un poco e poi se ne vanno. Chi se si porta la coperta? Che si crede che deve fare le nottate a casa mia? Ma insomma, ma che maniera è questa? A che si vuole trasferire a casa mia? Il discorso sarebbe molto più lungo, molto più serio, l'abbiamo sintetizzato di proposito, ci abbiamo riso sopra. Comunque, se mi permettete, per finire, un mio modesto consiglio: fatene l'uso che volete. Io dirò: trattate gli animali da animali, sarete molto più umani. Eccola, allora. Allora. Ospite musicale Angela Luce. Non perdiamo tempo a presentare Angela Luce.
No, no, non è che ho fatto una gaffa, voglio dire, non c'è bisogno di presentare Angela Luce, perché chi la conosce sanno chi è, sanno quello che vale, e chi non la conosce avrà modo ora di apprezzarla o deprezzarla a seconda dei gusti. Angela Luce canterà Bammanella, che, grazie, a lei, canterà Bammanella, parole e musica di Raffaele Viviani, tratta dalla commedia di Raffaele Viviani, Via Toledo di notte. Bammanella tradotta in italiano è bambina ed è il soprannome di una donna... Come si dice per non dire che si dice che è una donna così? Vabbè, non si dice proprio, è una donna. Oh, Bammanella è una donna così che ha un fidanzato, che non è proprio un fidanzato, che insomma che è uno che... Insomma, lui e lei non sono due persone da prendere come esempio, da portare come esempio ai figli, diciamo. Oh, questa è una canzone della malavita ed è trattata però in tono molto grottesco. È veramente un capolavoro nel suo genere. Il dialetto è molto difficile da capire, molto stretto, però la canzone risulterà ugualmente comprensibile perché è sostenuta dalla musica e la musica, lo sappiamo tutti, parla un linguaggio universale. L'unica che non parla sei tu, mi hai fatto parlare solo a me. Io canto. So bammanelle, coppe, quartiere, per tutta Napoli faccio parlare, quando nascuse bevi. Goppo pianina, ma metta a ballare, ven ambulanza in da niente ma squaglia, e si m'afferra, ma torna alla sa, goppo a quistura, si è vota già saia, e può fuori malità. Quando mi dicono, pensa per te, i faccio ancora un capo guaglione, e spengo il lira, mi fa un pare, sto sotto rebbe di chi stio destino, ma c'è chi pava, perciò la sa sta. Sono 3 mesi che lo tengo malato.
Sacci che spenga per farlo sanà. Però dottore, con me si allumate, te senza niente mo faccio curare. E te ne puro mandate cattura, priesta ambulanza sovena a piglia. Io l'aggio ditta, sta senza paura, per te c'è stonghi a ca. Sui tuoi passi, ragazza di Ipanema che passi, se ti voltassi ad ogni singolo. Ma tu segni per la strada un lungo samba che si snoda, dovunque vada restando un coro di se per lui ti fermassi. Se per lui ti voltassi, se la sua voce ascoltassi, ma per te l'importante non c'è, nient'altro all'infuori di te, basterebbe ti voltassi, ragazza di Ipanema che passi, ma non consideri mai nient'altro che te. Far finta che un bambino
vino in mia compagnia, sopporti l'allegria di camminare piano. Sarò convinta di avere solo avuto quello che ho potuto ed anche più tanto. Basterà un altro compleanno e arriveranno fiori gli amici miei migliori che si ricorderanno. Basterà vedervi tutti attorno ad applaudire male un idolo mortale caduto dopo un giorno. Io sono il signor G. No, io sono il signor G. Questo applauso, quantomeno inopportuno, ha interrotto un dialogo. Da capo! Io sono il signor G. Io sono il signor G. Io mi chiamo Giuffre, con la G. Lei si chiama Gaber, con la G. Sì, ma io mi chiamo anche Giorgio. Già. Una strana giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare.
c'è via di scampo. Boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Una brutta giornata, non si muove una foglia, con la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, devo farmi per forza uno shampoo. Quando sei triste e stanco, una mamma enorme, una mamma in bianco. Acqua, acqua, acqua. Seconda passata. Sono convinto che sia meglio quello giallo senza canfora. I migliori son più cari perché sono anti forfora. Schiuma, soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa sacra, è una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana, è una cosa sacra, come una vacca indiana. Acqua, acqua, sono venuti tutti qua che facciamo un bel gioco, dai, facciamo un bel gioco. Giochiamo al gioco della collana. Un gioco bellissimo. Per essere bello devono giocare tutti, però mi raccomando. Adesso ve lo spiego. Dunque, uno di noi alla volta terrà al collo questa bella collana fiorita e dirà agli altri quello che devono fare e gli altri lo ubbidiranno. Benissimo, capito, dai, un momento. Poi quando gli altri ne avranno voglia diranno a quello che comanda il gioco di togliersi la collana e di darla a un altro e così via. Benissimo. Benissimo. Dai, giochiamo. Vediamo un po' chi comincia per primo, comincio io che conosco il gioco, dai. Discutiamo. Bene, visto che siamo d'accordo comincio io. Allora, avanti, tutti insieme, dite parapà parapà. Adesso dite piripi piripi. Benissimo. E adesso dite poropò. No, senti, non ci divertiamo, ci stai facendo fare delle cose completamente imbecilli. Accetto volentieri le critiche e quindi se lo desiderate cambio discorso. Dunque, vediamo un po', dite perepè. Senti, prima avevi detto che quando gli altri lo volevano potevano farti togliere la collana per darla a un altro. E questo è il momento. Certo, se lo volete, dovete allora decidere a chi andrà la collana. Fatelo con calma e pensateci bene. E in questa fase di preparazione, guardate attentamente i fiorellini, eccoli, vedete? Pensate, concentratevi, non lasciatevi condizionare, liberi, così, bravi, ecco. Avete deciso?
Abbiamo deciso! Votiamo per te! Grazie, signori. Sono contento della stima e della fiducia che ancora una volta ci avete concesso. Il nostro governo opera per il bene del popolo con il consenso del popolo. Orsù, tutti insieme verso un mondo migliore. Parapà! Parapà! Perepè! Perepè! Parapà, perepè! Parapà, perepè! Parapà, perepè! Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo avvelenato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia, e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza, e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è anche il volo di un moscone. La libertà proprio vero, lo vedi e qui, dopo tre giorni ci ripenso, te lo spedisco dove vuoi tu, il gioco è proprio divertente, in fondo poi finisce lì. Ci vuole un po' di fantasia, un gioco magico, poi voilà, tutto ritorna come prima, sei al tuo posto vicino a me, mi ci diverto un po' a pensare che
senza fare sì, senza di me sarebbe proprio una pazzia, ma dopo poi ti dicevi. E se tu dici che così non va, dici cose strane, cosa c'è più bello dell'amore? Ma perché ora tu non scherzi più? Dai, ci divertiamo, oggi a me domani ancora a me. Ci vuole un po' di fantasia, un tocco magico e poi voilà, tutto ritorna come prima. Sei al tuo posto vicino a me, mi ci diverto un po' a pensare cosa faresti senza di me. Sarebbe proprio una pazzia, ma quando poi finisce lì. Mio graditissimo ospite, il mio amico Alberto Lupo. Caro Alberto, ciao. Buonasera, dici subito che cosa hai preparato di bello per il tuo intervento in questo spettacolo? Di bello, bello? Beh, insomma, di appena passabile. Beh, niente, purtroppo niente perché non ne ho avuto proprio il tempo. Poi oltretutto ti dirò che ho una fretta terribile perché devo prendere il treno per Siracusa. Ah, ecco. Scusa, vorrei riepilogare un momento. Non hai preparato niente no. Perché non hai avuto il tempo. Ti puoi trattenere soltanto pochi minuti perché devi prendere il treno per Siracusa. La domanda che viene spontanea è: che sei venuto a fare? Ma ora lo dico. Adesso ce lo dice. Adesso lo dico subito. Sono venuto a fare delle telefonate. Sì. La faccenda comincia un momentino a ingarbugliarsi. No, perché? Allora. Dunque, non hai preparato niente perché non hai avuto il tempo. No. Ti devi trattenere solo pochi minuti perché devo prendere il treno per Siracusa. Io ti ho domandato che cosa è venuto, mi hai risposto che devo dare delle telefonate. Sì. A questo punto io ti chiedo, vuoi forse celiare? Mi spiego, il tuo è uno scherzo che nasconde una sorpresa, vale a dire fra qualche secondo inizierà una musica dolcissima sulla quale tu attaccherai uno dei tuoi monologhi fingendo di telefonare a delle donne innamorate di te, è così? No, devo proprio fare delle telefonate. E siccome il mio apparecchio nella mia casa a Roma è bloccato, e siccome devo venire qui a fare questa trasmissione, e siccome devo prendere il treno per Siracusa, allora ho pensato, faccio tutto lì. Le telefonate le faccio dall'auditorium di Napoli. Il treno per Siracusa lo prendo dalla stazione di Napoli. E siccome non ho preparato qualche cosa per questa trasmissione, ho pensato che in fondo queste telefonate potrebbero eventualmente sostituire una mia esibizione in televisione. E siccome c'è il mio amico Aldo qui presente che mi può anche aiutare, chissà che non venga fuori una cosa divertente, è tutto. Oh, mi comincia quel leggero cerchio alla testa
tipico di chi tenta disperatamente di capire, ma forse ignote glielo impediscono. No, no, è molto semplice, Aldo. Io approfitto della televisione per comunicare con delle persone. Non è nemmeno una cosa nuova, l'hanno già fatto. Insomma, uso la telecamera come telefono. Ecco, ecco, ecco. Hai capito? Era così semplice. Era semplice. Ah, non c'ero arrivato. Posso fare? Vuoi telefonare? Sì, anche perché ho molta fretta. Posso fare? Devi prendere posso, il treno. Posso cominciare? Comincio col signor Antonio, se permette. Chi è il signor Antonio? È il mio sarto. Posso? Ah, prego, eh? Ah, no, scusa, prima mi dovresti fare un favore. Ti puoi togliere la giacca? Fammi la cortesia, eh? Fammi un favore personale. Ecco, scusa Pino, grazie. Te la vuoi mettere un momento lì? Ecco, vai un pochino più in là. Ecco, signor Antonio, signor Antonio, la prego di notare un momento la giacca, questa ultima che mi ha fatto qui, addosso a Giuffrè, eh? Vedrà che non c'è nemmeno bisogno che io le dica dove sono i difetti, perché lei se ne accorge benissimo. Guardi, stia attento se io alzo un momento il braccio così, guardi sotto. No, un attimo più, no, ecco, così, ha visto? Guardi un po' qui, eh? Poi scusi un momento, Noti un po' in questa posizione. Guardi. Ha visto? Anche dietro. Ah. Scusa, fermati un attimo. Vede? Non casca molto bene. Ecco, io vorrei pregarla di eliminare questi difettucci. Adesso io. Aldo! Adesso io lascio la giacca a Giuffrè. Lei ha visto benissimo tutto quanto. Lei magari puoi andare tu direttamente dal signor Antonio. Sì, certo. Tu vabbè. Vai dal signor Antonio. Vengo io da lei, signor Antonio. Vengo con la giacca. E me la mandi tu a Siracusa. Te la spedisco. D'accordo, adesso se permetti devo un momento parlare col mio medico, posso? Ti prego. Il dottor Riboldi? Dottor Riboldi, scusi, abbia pazienza. Ah, è in casa. È in casa, sì. Dottor Riboldi. Stava addirittura già col camice. Sì! Già pronto lì. Dunque, c'è anche lo stetoscopio, guarda. Dunque, allora, dottor Riboldi, io dovrei parlare ancora di quel guaietto che io ho in gola a un momento. E è una cosa che non capisco molto bene, perché lei mi ha dato delle cure, ma non sono servite molto. Scusi un momento, scusa. Ti spiego. Ecco, vede quella placca laggiù? Se io tocco qui, fa male? Mi fa male. Sì, mi fa male. E anche quel dolorino qui dietro, qui, fa male? Mi fa male, vede, mi fa male, sì. Mi fa poi un male. Poi c'ho un dolore qui dietro, che è? No, ora gli faccio vedere qui. Ecco, esattamente qui nel... Insomma, dottore, io vorrei pregarla, dottor Riboldi, se lei mi potesse fare avere a un certo punto... Aldo. Sì. Potresti passare un momento dal dottor Riboldi? Certo. Prendere la ricetta, sì, capisci? Le medicine. E te le spedisca a Siracusa. Ma magari se fai un salto direttamente con un aereo. Sì, è in un'oretta di tempo che un'oretta c'ho di tempo. Grazie, dottor Riboldi. Avrei l'ultima. Molto lieto, dottore. Avrei l'ultima. Non mai presentato al dottore. Ha già messo giù. Avrei l'ultima telefonata da fare. La posso fare? Questa è una telefonata che faccio con molto imbarazzo. Gianni, è un amico mio. Gianni, sono mesi che io ti devo quelle 100.000 lire. Porca miseria, io veramente ho fatto una figura tremenda con te. Ma d'altra parte che devo fare? Sto sempre in giro, che cosa vuoi? Adesso io posso risolvere... Aldo! Ha bisogno... No, perché credo che abbia già capito. Comunque, ad ogni modo, io avrei bisogno... Ecco, visto che ha già capito... Ecco, io mi sono fatto dare queste 100.000 lire da Aldo Giuffrè e così ti restituisco le 100.000 lire, il conto è chiuso. Ora c'è il problema però di come fartele avere. Ah, ecco, potresti fare una cosa, Aldo. Potresti metterle in una busta e lasciarle qui all'uscita. No, capisco, ha ragione. Capisco, per te è difficoltoso, devi entrare a Napoli, tutta a Napoli. No, fai una cosa, vai vado al casello. Sì, vado al casello dell'autostrada. Vai al casello dell'autostrada. Mi metto con la busta in mano. Così lei tanto è notissimo Aldo Giuffrè, lo riconosci su. Certo. Aldo, certo. Grazie. Grazie Gianni, scusa. Magari, ecco, io ti ringrazio veramente. La giacca te la lascio. Buon viaggio. Cosa, devi andare a Siracusa. Uè, parte il treno, No, ma che sei matto? Io vado a Siracusa, ma sei matto? Io sono qui. Guarda che pubblico stupendo, meraviglioso che c'è qui. Sono sicuro che qualche cosina piccola. Tu perdi il treno. No, non lo perdo il treno. E poi piglio l'aereo, casomai. Dai, lasciami stare. Poi senti, io ti devo anche dire una cosa. Io ultimamente ho cercato di autoironizzare
un po' su un certo tipo romantico. Ah, sì, beh. Non so se hai presente quella cosa. Scusa, mettiti un po' così. Metti così. Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Allora senti, siccome... Allora vuoi fare? Siccome io voglio ritornare un pochino a quel personaggio, sì. Allora io approfitto di questi microfoni, di queste telecamere e faccio un pezzo che mi ha scritto una musica stupenda, che mi ha scritto Pino Calvi, bellissima, e si chiama Un uomo solo e nessuno. Ma scusa una cosa, è il treno per Siracusa? Ma pazienza, prendo l'aereo, che ti porta? Per fare una cosa si perde tutti i treni, la madre... Mi sento tanto solo che qualunque cosa è già qualcosa. Una sigaretta, un bicchiere, una musica, ma un uomo solo. Anche tu sei sola, ma per te è diverso, perché tu sei donna. E voi donne siete coraggiose, affrontate la realtà e sapete sempre che cosa fare. Invece, un uomo solo, tu ti chiudi in te stessa e vivi. Tu vai a trovare un'amica e vivi. Ti apri e ti chiudi come una conchiglia nel mare e vivi. Un uomo solo è nessuno. Nessuno. Vivi perché decidi, perché sei padrona del sì e del no. Io ho voglia di una tua carezza e tu decidi se l'avrò. Io ho voglia di sentire la tua voce sfiorarmi la pelle e adagiarsi teneramente sui miei pensieri confusi. E tu decidi. E tu decidi. Un uomo solo è nessuno. Credevo che un solo giorno senza te potesse farmi sentire così solo, così nessuno. A domani, amore. Forse ancora
perdonerò. Tutto il tempo quando non ci sei, c'è tanta tristezza intorno a me. Sera accanto a me, non parlare, abbracciami e vedrai che la mia tristezza finirà. Giù, maglione sulle spalle nella notte blu, nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà, ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
sognando, delirando. Bravi, avanti, avanti per il gran finale, prego, ai vostri posti. I miei complimenti, signore. Iva Giannicchi! Buona domenica a tutti i benzinari! Domani io resto in casa e quindi siamo pari. Moto perpetua! Nicolo Di Zapponeta! Buona domenica a chi non ha gli occhiali. Vedere meno gente è il minimo dei mali. Marcia turca. La signorina Paola Musiani. Buona domenica a tutti i cantautori. Guadagneranno sempre o soldi o pomodori. Via col tango col ciuffolo. Iva e Nicola. Buona domenica a tutti gli indecisi. È meglio Risi e Visi oppure Pisi e Risi? Tutta Napoli! Tutti noi, a tutti voi! Buona domenica, chi ci vuol lasciare? Amica, no, momento, alta, scusate, io dovevo fare il discorso. Io dovevo fare il discorso perché è l'ultima trasmissione. Mamma mia! E com'è che mi sono dimenticato? Mi hanno detto devi dire due parole di commiato, devi ringraziare e i tecnici, i collaboratori, i professori d'orchestra, i musicisti, i cantautori. E io poi ci tengo a queste cose, com'è che mi sono dimenticato? Sarà la gioia che è finito, io non lo so. Ma vabbè, riprendiamo, dal break di batteria, vai! Tutti noi, a tutti voi! Buona domenica, chi ci vuol lasciare? A me che ora vi lascio e vado a riposare. Comunque, arrivati qui, buone domeniche e buoni lunedì. Thank you.